rispata dalle compagne della squadra, perché la Virtus Gallarate comincia così, cioè si comincia così come aveva finito il campionato lo scorso anno, che si era aggiudicato, vince questa tappa di Chieti con il punteggio di 101-900. Seconda l'Aurora Fano, terza la squadra di casa dell'Armonia d'Abruzzo. L'appuntamento, come detto, per la seconda tappa di campionato è ancora per le straordinarie atlete, dalla Canaeva alla Godunco, alla Risenson, alla Bessonova, ovviamente senza dimenticarci di Garajeva, Yusupova, che non vi abbiamo mostrato in questa sintesi, ma sicuramente è una delle prossime tappe. Ricordiamo che il campionato proseguirà poi a novembre a Desio e seconda tappa e terza ad Arezzo, per chiudersi poi a Foligno. Questa poi è la classifica di A2. Bene, è giunto davvero il momento dei saluti. Un ringraziamento va all'assistenza tecnica di Massimiliano Bocci, da Enrico Cattaneo. Un cordiale saluto e a tutti voi. A presto.